Salve ragazzi e bentornati su Questo sul server 2 in compagnia di un gioco molto bello, secondo noi, ovvero Lovers in a Dangerous Space Time, un grande gioco cooperativo, difficoltà facile, normale. Una normale dose di pericolo. Poi no. Cioè, difficile, più nemici, più danni, più pericolo. Ma noi giochiamo in 2, non in 4. Ed è molto difficile. Ah, poi ci sono diverse navi. Eh sì. Ah, beh, questa è simpatica. Ma ho detto, il gioco è... Io non ne avevo mai sentito parlare, grazie a Dio esiste il Plus e ogni tanto un giochino carino ce lo mettono. Anche se, io lo ripeto, non gli avrei regalato nemmeno un euro. Ma pure io mi sono forzato a scaricarlo, ho detto vabbè è gratis, me lo prendo. E mi sono trovato di fronte a un gioco che non mi sarei mai aspettato. Voi fateci sapere se eventualmente vi piace, perché... Puoi stare tu a timone per un po'? Vabbè. Diamo un'occhiata alla mappa. Ok, io direi che possiamo andare in basso a sinistra, che c'è già il primo coniglio da salvare. In basso a sinistra? Sì, guarda, guarda la mappa. Ah. In mezzo alle nuvole. No, ci stava pure quel coso là. Oh. Ok. Allora, torno indietro. Occhio, si stanno avvicinando. Sulla mappa ci stanno i puntini verdi, eh? Non so se hai visti. Puntini verdi sarebbero poi in realtà? I cattivoni. Ah, ok. Ok. Occhio che c'è un puntino rosso però adesso. Ah, ok, gli asteroidi possono essere sfondati. Che ti danno? Un paio di coglioni in realtà. Però. Vai, vai, spara. È sempre un bene sfondarli. Ecco, adesso cominciano le cose difficili, perché quando sfondi un... Ah, quelli con la cosa rossa devi sfondarli immediatamente perché sono esplosivi. Io cerco di scappare. Non posso scappare per sempre. Porca troia, Eva. Sto evitando, ma... Forse dovrei fermarmi. Sì, dobbiamo combattere. Devi aiutarmi a combattere. Ok, bravo. Anche se non abbiamo preso un cazzo, come di consueto, con quell'arma lì. Sono questi due che scassano troppo la ciolla. Credo che la cosa migliore sia usare il... No. Bravo. Lo scudo. Quando ci fermiamo uno deve usare lo scudo per sì. Forza. Giù, giù, piani bassi, piani bassi. Com'è che lo scudo è imbattibile praticamente. Sì, non so se più avanti arriveranno delle creature in grado di perforarlo, potrebbe pure essere. Sotto a sinistra ce ne sono due. Vado. Vai, io mi già sparo, sotto a sinistra. Ah ok, sono quelli statici. Scuda, scuda da tutte le altre parti, ok. Provo ad occuparmi di questi qui. No. Se ci fosse un altro, un'altra persona, veramente sarebbe... Ah! Sarebbe molto figo. Sì, ma adesso se la prendono in culo forte, però. Aspetta che mi hanno rotto il cazzo. Io sto facendo le manovre alla Fast and Furious. Buono così? Sotto a sinistra. Guarda la mappa perché ci salva la vita. Tanto io procedo. Buono così? Allora ragazzi, la mappa è molto importante. Dai, l'occhio sotto a sinistra. Buono. Occhio, fermati, fermati, fermati. Devo scapparla, se no. Buono così. Siamo pieni, no? Questi pirla. Ok. Occhio a destra. Non è facile andare da un lato all'altro della nave. No. Lo capisco bene. Oh. E quante ce ne stanno? Ah, l'ho evitato, ma più di così non posso fare. Porca troia. Aspetta, mo gliela facciamo noi uno scherzetto a sti stronzi. Para, para. Dobbiamo capire quante. È mezzo, è un quarto quello. Non ce ne sono altri, quindi... Il coniglio, signor coniglietto, era da queste parti, giù. Se vuoi vai un attimo su. Ce n'è uno. Ok, ok. Vai, abbiamo lo scudo in basso, quindi non è un problema. Buono. Bam, abbiamo. Guarda la mappa un attimo. Occhio a sinistra. Stiamo uscendo di là. Dobbiamo andare giù e poi a destra, dai. Ok, infatti lì c'è una corrente gravitazionale che mi spinge... Da un'altra parte, guarda come mi segue, guarda. Scassa coglioni.
Occhio che costa pieno, mi fermo. Sì, combattiamo e basta. Vai. Merda, merda. Okay, ho un problema, grosso. Buono. No, questi penso io con lo scudo. Ok, vabbè, questi però li dobbiamo levare con gli... Tu fottili. Ok. Quando ti stacchi da un cannone, staccati tenendolo sempre dritto, perché sennò il tempo che uno lo riaddrizza... Sì, vedi, questa è tattica, si chiama. Sì, no, e se uno sta attento a queste piccole cazzatine... No, da questa parte dovrebbe essere il signor coniglietto. Ok, due ce ne sono addirittura. Due signor cannoni coniglio. Puntati. Buono. Merda, merda. Vado allo scudo. Occhio. Ok, ancora. Buono così. Buono, mo gli facciamo malissimo. Yes. Ottimo. Vai, signor coniglietti. Poi in alto a sinistra, me li vai a controllare un attimo. Sì, vado subito. Sì. Ok, quando prendiamo i coniglietti riprendiamo anche un minimo di vita. Di vita, sì. Ho notato immediatamente. Occhio. Avanti, avanti. Avanti. Comunque appena uno prende... Vada, vada. Comunque appena uno prende i... Oh, i cosi. Non ce la faccio. Appena uno prende il cannone, quelli là rossi scappano, hai visto? Sì, sono abbastanza bella, scappi. Madonna. Grande, grande, rimane là, para, sto para. Sto parando. Ok. Via, mi allontano perché qua sta pieno, eh. Oh, merda. Occhio, occhio. Guardate, però ho fatto una cosa come al solito alla Fast and Furious. Di fronte abbiamo qualcosa. Non so se possiamo prendere altri potenziamenti. Secondo me sì, perché ci sono anche altre navi, quindi ci sono poi altri... c'è quella cosa lì che... Per esempio lo sparo, no? Questa spara questa specie di mitraglietta. Vai, 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 vai. Non ce la faccio a evitarlo, vedi? Ok, siamo... vai, spara qualcosa. Oppure posso andare a prenderlo. C'è un regalo. Un regalo. Non so cosa ci abbiano dato, onestamente. Che cazzo? Gemma di potenza. Ah. Ah, puoi potenziare. Potenziamo lo scudo. Lo scudo già para tutto. Forse si allarga? Può essere, non so. Vai, potenzia lo scudo. Si è allargato. Ottimo. Madonna. Madonna. Buono così. Dai, mi piace. Mi piace che ci siano sti potenziamenti. Vabbè, il prossimo penso che debba essere il motore. Il motore? Perché cosa può fare? Perché scappiamo dal... se ci attaccano. Ma scappare qua ti fa crepare però. Troppo veloce, manco si controlla bene. E abbiamo salvato uno. Vaffanculo quanto li ho... Madonna. Devo allontanarmi. No, scusa, scusa, scusa. Ok. Dobbiamo capire se essere conservativi o meno. C'è, qui c'è una... Guarda quella merda. Madonna, qui c'è un cuore da recuperare. Ok, let's recuper it. Ci sono anche altri? Yeah. E bisogna... dopo diventa psichedelico a un certo punto. E guarda che già sta diventando piuttosto difficile. Qua ce ne sono altri due. Vaffanculo. Vai, crepali tu quelli lì. Ok, ne abbiamo. Ci ho cagato sotto, pensavo che eravamo morti. No, ci hanno aperto il varco, però buono, io direi. I potenziamenti andiamo a prendere. Se voglio potenziarmi lo sparo. Ma quale potenzi? Il fuoco. Il laser. Magari te ne da uno ad area. Ma ne puoi potenziare uno solo. Quello ti dicevo, perché io posso, c'ho un margine di errore, se faccio scudo e spinta, c'ho un margine di errore, che posso spingere, mentre spinge, posso spostare lo scudo. In che senso? Cioè, se ci sparano, posso evitarlo comunque. Vai, sì. Vai con l'abilità, vai con l'abilità.
No, li seguiamo, però se te ne vai non li ce ne sono troppi, guarda la mappa. Abilità non conviene usarla adesso. Ok. Non hai preso qua, niente. Romboni coglioni, scappano. Buono. Allora, sì. Aspettiamo che si ricarica l'abilità. Intanto guarda, fammi guardare la mappa. Ce ne stanno quattro sulla terraferma là. Abbassati che li crepiamo. Non serve a niente che attiviamo quelli, perché sono nemici fissi, capito? Stanno appoggiati sulle rocce. Scendi. Non gli fa niente così. Perché, è perché stanno fuori dall'inquadratura. Perciò ti dico di stare fermo, perché se tu esci dall'inquadratura non li colpiamo mai più. Via. No, fast and furious. Vai. Too fast, meno furious. Ok, ce ne sono due. Ok. Qua c'è il primo, lo prendo al volo. Che cazzo è? Non lo so. Vado a vedere. No, ci sta gente, ci sta gente. Bella. Qua c'è un'altra cosa che prendo volante. Okay. Gemma a raggi. Che cazzo significa gemma a raggi? Non lo so. Mettiamolo qua, potenziamo. Quindi non potenzia tutte le armi, potenzia quell'arma in cui ce l'hai. Però madonna, è un altro mondo. Ma la gemma si può togliere eventualmente e mettere. Guarda, ti fai i filotti. Ah, si diverte insomma. È figo cazzo. Abbiamo un altro coniglio? Guarda! Okay. No, vabbè, tanto non serve, possiamo andare Ma magari ci dà. Non so, l'unica cosa che mi ci sta da prendere eventualmente è... sarebbe l'altro. Occhio, scudo! Grande! Guarda. Grande! Vai, tracciamo dentro, andiamo al prossimo livello, ragazzi! Noi ci vediamo al prossimo livello. Se vi piace, se vi piacerà, ci fermiamo qui, no? Sì, fermiamoci qui e poi vediamo se vi piace e continuiamo.